Benvenuti all'appuntamento con TG Salute, in nostra compagnia oggi il dottor Alessandro Gualdi. Buongiorno dottor Gualdi, Buongiorno. che è un medico chirurgo plastico, ma anche di si occupa di chirurgia ricostruttiva. Insomma, ci sono tanti aspetti di questo ramo che affronteremo nella puntata di oggi, ma soprattutto partiamo da una piccola ma importante rivoluzione nel campo che rappresenta il dottor Gualdi, che è l'approccio della chirurgia estetica nell'ambito di una patologia cronica come l'emicrania. Quindi chi soffre di emicrania sa benissimo quanto sia dolorosa, invalidante, quanto rappresenti a livello di popolazione mondiale un problema enorme, una vera e propria malattia sociale. Ebbene, c'è un intervento di chirurgia e anche l'utilizzo del botulino che possono contrastare in maniera quasi definitiva, da quelli che sono i dati che adesso ci presenterà il dottor Gualdi, il problema dell'emicrania. Allora, intanto come nascono questi studi e l'abbinamento del botulino con l'emicrania? Sì, diciamo prima nasce la chirurgia e dopo si è capito come il botulino potesse aiutare nell'ambito sia della terapia che nell'ambito dello studio dell'emicrania. È nato da un collega, da un chirurgo plastico, che aveva ha verificato che dopo aver effettuato dei lifting frontali, quindi dove si va a indebolire alcuni muscoli appunto per avere il riposizionamento del lembo frontale, questi pazienti, coloro dei quali soffrivano di emicrania, avevano dei grossi miglioramenti e allora si è incuriosito, ha cominciato a studiare questo fenomeno e lo studio è stato approfondito e la chirurgia è stata perfezionata e a questo punto ci sono dei risultati che hanno un'evidenza scientifica con pubblicazioni più che Che certificate. partono dall'America, ma sono state Sì, perfettamente assolutamente inserite qui inserite, sì, noi in abbiamo fatto Italia. anche qualche piccola modifica. Ognuno di noi poi cerca di apportare e di migliorare la tecnica. E si è visto che indebolendo questi muscoli che andavano a costringere, a stimolare, ad irritare questi nervi, dei nervi da derivazione trigeminale, si avevano dei miglioramenti sull'emicrania. E quindi si è approfondito, si è arrivato a capire che in realtà alla fine, liberando proprio la costrizione del muscolo, che il muscolo effettua attorno a questi nervi, si risolveva l'emicrania in alcuni casi. In termini percentuali di che cosa parliamo? La percentuale è immensa, nel senso che la chirurgia risolve il 90% dei casi. 90% dei casi in maniera definitiva o per un determinato periodo di tempo e poi No, dopo si in maniera ripresenta il definitiva, ecco, fenomeno? giustamente il 90% dei casi fa effetto, mi piace dirlo, è giusto specificarlo. Il 90% è distribuito in questa maniera. Il 30% dei pazienti, preventivo studio, quindi lo studio col botulino, ci aiuta a capire quali di questi pazienti sono candidati idonei alla chirurgia. Di questi pazienti, quindi idonei, il 35% risolve completamente, quindi da persone che non vivevano hanno una risoluzione completa degli attacchi di emicrania in maniera quasi permanente. Le dico perché poi ci sono successi dei casi di recidiva, a volte basta reintervenire. Può spiegarci di che cosa parliamo quando parliamo di emicrania? Perché noi magari abbiamo il concetto, passa il messaggio, abbiamo mal di testa un pochino più forte e allora andiamo a ricorrere alla chirurgia. Non è propriamente No, così. non è così e non è, sono certo, vedo anche pazienti che io visito, non sono pazienti che hanno mal di testa. L'emicrania è una patologia seria, è nell'ambito delle cefalee, ha un capitolo ben distinto, ben noto. In generale i pazienti che io visito sono pazienti pluristudiati, che hanno visto, sono approdati a me e alla chirurgia come estrema ratio, hanno già provato tutto, sia dal punto di vista delle terapie anche complementari, perché anche l'agopuntura a volte è risolutivo, come un'ottima dieta, come un buono stile di vita, tante cose, ma molto spesso anche farmaci, miorilassanti, triptani, si arriva addirittura agli antidepressivi, perché alla fine è gente che non fa più vita. E a quel punto approda a me. L'emicrania, le dicevo, è molto, molto ben definita. Intanto in generale coinvolge solo un lato del cranio, perché per una stimolazione più specifica da un emilato che dall'altro. È progressiva, è attacchi molto lunghi. Attacchi molto lunghi si distingue a volte di giorni. I pazienti che vengono colpiti da questi attacchi violenti sono costretti al buio, perché la luce è uno stimolo a volte insopportabile, quindi si distinguono anche Veramente invivibile. invivibile, emicranie con aura, emicranie senza aura, vomitano appena
al minimo movimento della testa, quindi insomma al buio, fermi, immobili. Ma perché capitano nell'organismo questi tipi di emicrania? Hanno una base ereditaria, possono essere improvvise? I fattori sono multipli, ci sono a volte fattori scatenanti, a volte può essere una gravidanza, a volte un elemento traumatico, a volte gravidanza, così come fattori ormonali, fattori alimentari, fattori dello stile di vita, fattori ereditari. È sicuramente multifattoriale la causa. Il problema è quando uno c'è dentro è difficile a volte uscirne. E sempre su base cronica, può essere solo una determinata ci sono dei casi che sono più, hanno una specificità a volte stagionale, e invece alcuni che sono proprio cronici, quindi pazienti che sanno che 20 se giorni corretta, al mese li vivranno in quella maniera. Se corretta preventivamente si può eliminare il problema. Sì, della... si può eliminare. Si può eliminare. Preventivamente è difficile, nel senso che in realtà uno giustamente pensa sia un mal di testa, poi vede che si ripete, prova alla prima con l'antidolorifico, poi un antidolorifico più specifico, poi giustamente ci sono centri cefalee dove questi studi, i pazienti vengono studiati in maniera approfondita, provano tutto, ma non sempre il farmaco risolutivo, farmaci di ogni tipo, farmaci alla fine l'antidepressivo, e alla fine poi a volte approdano a noi, nel senso che non... Giustamente la chirurgia è l'estrema ratio, ed è giusto considerarla tale, però dico, quello che io vedo che è estremamente risolutiva. Infatti non tutti i pazienti che vengono da noi poi li sottoponiamo a questo, perché non tutte le emicranie effettivamente sono causate da questa contrazione muscolare. Quindi voi studiate prima il paziente, sì. Quanto tempo vi date per uno studio? Ci diamo 2 mesi di tempo, che sono i 2 mesi nel quale io riesco a capire se la tossina botulinica, che mi mima, la chirurgia che mi rilassa il muscolo che contraendosi infiamma il nervo, mi è risolutiva. Quindi dopo 2 mesi io chiedo al paziente se ha avuto un miglioramento. Se il miglioramento, logicamente non mi immagino che sparisca, la tossina botulinica non è l'acqua santa e io non faccio miracoli, però se la tossina botulinica lo studio nei 2 mesi successivi, il paziente mi dice che ha avuto un effettivo miglioramento, quasi ha dimezzato, dobbiamo avere questa entità di miglioramento, dei suoi attacchi, sia in quantità che in intensità, a quel punto io lo considero un candidato alla chirurgia e possiamo accedere ad esso. Però mi scusi, se ha dei buoni risultati con l'utilizzo del botulino, non si potrebbe proseguire con il botulino? Sì, si potrebbe anche, le dico addirittura gli americani nel 2010 hanno approvato la tossina botulinica come terapia all'emicrania cronica, quindi sicuramente, quindi dico, c'è anche come sempre discussioni, sa, sulla tossina botulinica solleva sempre un vespaio, però in realtà è una soluzione, anche farmaci non fanno bene, neanche bignè, se mangiati in grande quantità fanno bene, nulla in esagerate dimensioni, quindi tutto sommato io considero, la gente sì, però può essere un percorso dal mio punto di vista, forse perché sono un chirurgo, ci sono tanti centri che a volte preferiscono sottoporre, a parte i costi, alla fine credo che se uno è un candidato, la chirurgia che è tutto sommato non particolarmente impegnativa, né dal mio punto di vista né soprattutto per il paziente, possa essere risolutiva e valga la pena considerare. Del paziente, cioè il paziente arriva dopo che lo avete valutato per 2 mesi, quindi diventa un candidato a un intervento di questo tipo. L'intervento è mini-invasivo? L'intervento è mini-invasivo nel senso che si fa attraverso piccole incisioni. Bisogna capire quali di questi trigger point, cioè questi punti scatenanti, quanti di questi punti scatenanti coinvolgono il paziente, o meglio, coinvolgono l'emicrania del paziente, e il botox si discrimina questi, quindi capiamo se dobbiamo intervenire solo a livello del corrugatore, a livello del muscolo temporale, a livello occipitale, o a volte c'è anche una componente diciamo nasale, ma questa è un po' più specifica. Una volta che abbiamo capito, noi andiamo a liberare, a indebolire il muscolo e a liberare selettivamente i nervi infiammati da questo muscolo. Attraverso piccolissime incisioni e in anestesia locale con una sedazione assistita. Quanto dura l'intervento? Dipende dai casi, le dico, perché se sono i quattro punti o tre punti ci vuole a volte anche 1 ora e mezza, se no in generale in 40 minuti si può fare tutto. Il dottore ci ha portato un video che è esplicativo per cercare di capire esattamente come funziona il meccanismo, quali sono i nervi che sono interessati e dove si va ad agire. Allora vediamolo insieme, così ci spiega bene qual è il funzionamento, come si parte, cioè dal nostro organismo, laddove proprio vediamo l'origine di queste terribili emicranie. E qui vediamo, ecco, una persona affetta da una potenziale...
Questo è, sì, volevamo spiegare come fosse a volte proprio invalidante dal punto di vista lavorativo. Questi sono i nervi trigeminali, non sono rappresentati tutti, ma sono il nervo sovratrocleare e sovraorbitario, che sono i due nervettini che attraversano il muscolo corrugatore, che è quello che vediamo sulla sinistra, i quali vengono infiammati, come si vede sempre sulla destra dello schermo, e creano un'infiammazione, un infastidio al nervo, la contrazione del muscolo. Questa infiammazione viene rimbalzata dal tronco encefalico e dal tronco encefalico viene portata ai vasi meningei, quello che abbiamo visto prima. I vasi meningei si dilatano e producono dei messaggeri chimici che portano a un'infiammazione cerebrale. Questa infiammazione cerebrale meningea alla fine si automantiene perché stimola un meccanismo che in qualche modo non si risolve, per questo che a volte l'attacco di emicrania è durevole nel tempo, quindi non è una semplice cosa, il paziente lo sente arrivare, sa che gli arriverà e sa che per un giorno e mezzo a volte ne sarà completamente immobilizzato da questo tipo di fastidio. Questo è appunto il messaggio che viene portato, dicevo, al vaso meningeo, il vaso meningeo si dilata e soffrendo trasmette tutto il messaggio all'encefalo. Ecco, questo è importante per vedere, questa è la percentuale di risoluzione. Nel 35% dei pazienti trattati con la chirurgia non abbiamo più attacchi, che è una percentuale altissima, e il 55% ha una riduzione degli attacchi. Quindi questo porta a un 90% di risultati Questo è il momento della visita. Fondamentale sia la visita, perché noi spieghiamo quello che possiamo fare e soprattutto perché sottoponiamo il paziente al test del botulino. In realtà la visita, non vado a indagare l'emicrania, anche perché molto spesso i pazienti ne sanno più di me, nel senso che sono già stati veramente pluristudiati e hanno già visto molti colleghi. In cosa consiste il test del botulino? Il test del botulino consiste appunto nell'andare, a secondo di quelle che sono le indicazioni del paziente, a trattare i muscoli o i punti che il paziente lamenta. Il botulino mima la chirurgia e nei due mesi successivi il paziente mi dirà se ha avuto un miglioramento. Quindi non ce l'ha subito l'effetto? No, cioè il Botox ha un'azione per agire da una settimana a 10 giorni. Quindi i primi 10 giorni, anzi a volte c'è una acuzia degli attacchi, proprio perché un po' la stimolazione della punturina o della pressione del liquido che noi inseriamo può dare dei fastidi, ma nelle settimane successive c'è una risoluzione. Questa è la chirurgia, che non è molto, logicamente è uno schema questo, che mira a indebolire il muscolo in modo da liberare i nervetti. Il nervo non viene toccato, si gioca solo sul muscolo vicino, anche per la tossina botulinica agisce sul muscolo, sì. Quindi non c'è un pericolo, noi nell'immaginario, anche sfogliando i giornali, quando parliamo di botulino, io lo abbino alla chirurgia estetica e mi vengono in mente, quando fai un intervento magari sul viso, che ti rimangono quasi dei lineamenti in alcune immagini che si vedono molto innaturali, molto freddi, quasi rigidi, quasi come se non ci fossero più le espressioni naturali del viso. Sì. Questo è vero, forse la colpa è di qualche collega, la colpa è di queste persone che richiedono questo tipo di immagine sintetica. In realtà noi non lo facciamo per alleviare la ruga frontale, anche se in realtà è un effetto collaterale dello studio del botulino, se vogliamo, o la ruga in mezzo alla fronte, che si chiamano rughe glabellari, ma lo facciamo appunto per andare a capire l'effetto che il Botox ha sul muscolo e quindi quanto la chirurgia potrà essere risolutiva. In realtà se ne dicono tante sulla tossina botulinica e anche già un'altra volta, in altre occasioni. Sfatti, insomma, le miti, leggende. Io le dico che le posso dire che sono, come dico sempre, sono 30 anni che si utilizza, c'è anche un'associazione di colleghi che cercano di nobilitare questa cosa perché se ne dicono tante, in realtà poche corrispondono alla realtà. Il Botox ha una durata di 3 mesi e mezzo, sia che sia fatto a livello terapeutico che a livello estetico, tenga conto poi una coda di durata può arrivare anche a 6 mesi, però in realtà dopo 3 mesi e mezzo c'è un compenso biologico che ne comincia a cedere, diciamo, questo è quello che mi dicono le pazienti quando vengono per la ruga, non dà effetti permanenti, è chiaro che è un farmaco, come tutti i farmaci deve essere usato da chi lo sa utilizzare in maniera adeguata. Al di là della chirurgia di cui lei si occupa, non ci sono delle creme che magari possono fare bene a livello estetico perché contrastano le rughe e chissà, magari, visto che con la botulino ha questa azione che ci sta dicendo lei adesso, possono in qualche modo aiutare
o lenire l'emicrania. Studi sì, di questo è un discorso tipo, estremamente delicato questo, nel senso che ci sono creme che mimano, ce ne dicono tante, bisogna fare attenzione perché poi il mercato cosmetico è giustamente un business e ci mancherebbe. Tutto ha buoni risultati, ma poi l'evidenza scientifica è un'altra cosa. Ecco, la tossina botulinica è un farmaco che deriva da un veleno, il botulino della nonna, però ha dato grossi risultati, sia a livello estetico che in tante patologie, tipo il blefarospasmo, alcuni altri eventi spastici, insomma è molto utile, come nell'emicrania. Vi sono altri farmaci o altre molecole più piccole, perché si è provato a usare il botulino come crema, come crema anche appunto, in realtà la grossa spinta è cosmetica, ma in realtà la tossina botulinica è troppo spessa, diciamo così, la pelle è impermeabile e non passa. Ci sono delle molecole, invece delle nanomolecole, questo è un concetto interessante e nuovo, che logicamente nel tempo, quindi nel giro di una quindicina di giorni, se messe in maniera continua riescono ad arrivare al muscolo o in qualche modo ad agire con esso e a mimare l'effetto della tossina botulinica. Ci sono degli studi con del veleno di vipera sintetizzato, quindi non è proprio veleno di vipera, come la tossina botulinica non è la tossina del botulino della nonna, che hanno degli effetti. Ecco, a livello cosmetico questo è sicuramente più che certificato. Io adesso diciamo comincio a incuriosirmi, mettiamola così, non voglio esprimermi di più, per vedere se questo può avere anche degli effetti a livello dell'emicrania. E da quanto tempo lei utilizza la chirurgia legata appunto all'emicrania? Allora, è una chirurgia abbastanza nuova, nel senso che, le dicevo, è stata scoperta 10 anni fa da questo collega americano. Ha fatto grandi passi, negli ultimi, in Italia, tenga conto, saranno 4 anni che ce ne occupiamo. Io che mi ho deciso proprio di votarmi, visto i risultati, sono un paio d'anni. Siamo usciti dalla fase sperimentale, ormai in una prassi. Sì, è una prassi fatta in tutto il mondo, scientifica, come sempre, come tutte le novità, anche Barnard quando ha fatto il primo trapianto di cuore, adesso nulla a che vedere con quello che facciamo noi, anche se in realtà ha la stessa risoluzione per alcuni pazienti, ha la stessa importanza, però ha avuto problemi, nel senso che logicamente c'è sempre un contrasto tra noi chirurghi che siamo interventisti e chi invece pensa che il farmaco possa essere la soluzione. Io dico benissimo, non voglio né discutere col collega neurologo né, perché è giusto che ognuno abbia le proprie competenze, credo solo che dove il farmaco, dove tutto quello che si è provato non abbia dato soluzione, perché no provare con questo? E tutto sommato il Botox ci dice se ha un senso provarlo e poi sarà il paziente a dire se è contento e soddisfatto. Allora, l'effetto collaterale, che è un po' l'effetto collaterale di cui parlavamo prima, il Botox, è che la ruga si spiana. Ecco, questo non vuol dire che ci vuole la mimicità, cioè anche la chirurgia non porta a spianare niente e nessuno. È vero che un po' può piacere, a volte può essere un effetto, può essere quello di lenire la ruga tra le sopracciglia. Ecco, l'approccio sono due, nel senso che può essere a livello endoscopico attraverso i capelli, che è quello che abbiamo visto nel video, o a volte, io non devo dimenticare che sono anche un chirurgo plastico in realtà, e i pazienti vengono da me anche per altre esigenze, molto spesso anche anni di sofferenza hanno creato un indebolimento palpebrale, una palpebra un po' più cadente. E tutto sommato ora mi dicono, dottore, già che rimuoviamo questo, perché no? Perché un altro approccio può essere transpalpebrale, e a quel punto facciamo la blefaroplastica concomitante. Cicatrici? No, nel senso, allora per correttezza, qualsiasi intervento chirurgico, ogni volta che noi poggiamo il bisturi alla pelle, la cicatrice c'è e rimane. Io forse la trovo, io sono certo che lei no, nel senso che il gioco, per questo forse se ne occupano anche i chirurghi plastici, il gioco è mettere la cicatrice là dove non si vede e fare in una maniera tale che sia poi invisibile, quindi vi assicuro che è praticamente invisibile. Io ringrazio il dottor Alessandro Gualdi per essere stato con noi. Io vi ricordo, se volete avere ulteriori informazioni o suggerirci un tema da trattare in trasmissione, l'indirizzo dove potete rivolgervi: TG Salute, via di Omi 1/45 20090, Sago Milano. Quindi ancora grazie dottor Alessandro Gualdi per essere stato con noi. Grazie a voi. Alla settimana prossima.